Incidente sul lavoro, questa mattina è morto un operaio 27enne schiacciato da una pressa in uno stabilimento produttivo a Fano. I dettagli nella nostra diretta. Ultimo giorno del Salone Internazionale Vinitaly a Verona, è tempo di bilanci. Impressioni positive anche da parte delle aziende. Il Palio della Rana a Fermignano nel mirino degli animalisti. EMPA diffida il comune. 57esima edizione bloccata? Siamo andati sul posto per saperne di più. Lo IOM di Ascoli, che assiste a domicilio i malati oncologici, rischia di dover chiudere per mancanza di fondi. L'appello alla cittadinanza e agli imprenditori. Per le nostre rubriche, oggi uno Io Reporter ecologico e un saggio sulla questione sud tirolese. Per lo sport, domani in campo la C di calcio. Benvenuti a All News, prima edizione sempre in diretta. Vado a presentare l'ospite in studio di oggi, è con noi Claudio Calevi, il direttore di Coldiretti Pesaro e Urbino. Buongiorno, la convincerò tra poco. Buongiorno a lei. Saluto anche il dirigente dell'Olimpia Basket Pesaro, Giulio Gigliotti, che ci ragguaglierà sul turismo sportivo e sulle difficoltà logistiche del prossimo torneo di Pasqua. Mezzo 13. Ci aspetti, Giulio. Apriamo con la cronaca, un operaio di 27 anni, fanese, è morto schiacciato da un carro ponte in uno stabilimento produttivo a Fano, l'azienda Polver. Sul luogo la polizia e i vigili del fuoco e anche il nostro inviato Lino Balestra. Lino, è l'ennesima tragedia sul lavoro. Sì, Camilla, dici bene, l'ennesima vittima sul lavoro di una lunga lista che non sembra accennare a ridursi. Siamo in via Papiria, quella che vedete alle mie spalle è la Polver SRL, una azienda che tratta verniciature a polvere di manufatti in metallo, trattamenti anche chimici. Questa mattina alle 7:20 un incidente sul lavoro mortale costato la vita a un giovane operaio di 27 anni, residente a Fano. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare, da quello che c'è stato riferito da chi è arrivato sul posto, quindi gli uomini del commissariato di Fano, che sono intervenuti anche con la squadra di polizia scientifica per i rilievi. Sembrerebbe che l'uomo stesse controllando una vasca con dei liquidi proprio per alcuni trattamenti chimici quando la macchina che movimenta questi manufatti in metallo che portava proprio gli elementi da immergere nella vasca vicino all'uomo lo ha travolto. L'uomo è rimasto agganciato e quindi è stato schiacciato contro una struttura dell'impianto. Non si sa ancora il perché l'uomo stesse controllando la vasca, probabilmente qualcosa non andava come doveva andare. Fatto sta che purtroppo è successo l'irreparabile. Per lui non c'è stato nulla da fare, è arrivato Icaro, anche il 118, sul posto, decollato da Ancona, però i sanitari non hanno fatto altro che constatare il suo decesso. L'azienda, la Polver, è un'azienda specializzata che lavora dal 1990, certificata ISO 9001, quindi un'azienda che sicuramente ha tutte le caratteristiche per essere leader di mercato. E adesso sul posto ci sono gli uomini del Dipartimento di Prevenzione, del LAST locale, che stanno facendo tutti i rilievi del posto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e questo è quello che sappiamo al momento. Chiaramente le indagini sono ancora in corso, sono poche ore ancora dalla tragedia. Abbiamo assistito anche all'uscita di alcuni colleghi dello sfortunato operaio. Vi posso soltanto far immaginare i volti sui quali si leggeva tutto lo sgomento e tutta la tensione vissuta in questa mattina, appena iniziato il lavoro per alcuni. Quindi adesso saranno le indagini, sarà la polizia che dovrà chiarire tutti i momenti che sono costati la vita e le circostanze al giovane operaio. Da via Papiria è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Lino, grazie mille per il tuo lavoro, per le
precise e puntuali. Ora cambiamo decisamente argomento. Oggi è l'ultima giornata di Vinitaly, la più grande manifestazione dedicata al mondo del vino. Impressioni molto positive, confermate anche dalle aziende. Il contributo da Verona di Manolita Scocco. Vito Camussi, responsabile dell'azienda agricola Buscareto, un Vinitaly 2023 che tutti dicono essere quello della ripartenza, del rilancio, dell'entusiasmo. Sì, l'anno scorso è stato un po' così, quest'anno invece c'è molta attenzione, molta voglia di ripartire. Stranieri? Molti stranieri, Canada, abbiamo... Interessante, molto interessante. Buscareto cosa ha portato? Beh, abbiamo portato tutta la nostra gamma, dai verdicchi, gli spumanti, la lacrima, verdicchio e lacrima che sono i nostri vini di punta alla grande, quindi declinati poi nelle varie selezioni. L'innovazione con la tradizione fa un po' la storia di questa cantina? Sì, perché noi siamo stati tra i primi a fare lo spumante rosé con lacrima, però continuiamo a fare il verdicchio fatto come si faceva tra virgolette una volta, però sono vini con tecnica classica, non tecniche modernissime. E poi il territorio che salta tutto il vigneto. Beh, il territorio, noi siamo sul Verdicchio, 450 metri sul livello del mare, Piedemontana, confine con Matelica, quindi grandi escursioni termiche, quindi siamo molto molto freschi come vini. Lacrima di Mordalba, siamo a Sant'Amico, nel cuore della dominazione, quindi con 16 ettari, grandi soddisfazioni anche con questo. Le fiere sono sempre complesse e stancanti, ma quando vanno così bene si torna carichi. Si torna carichi, però qua si semina, poi bisogna vedere quali sono, saranno i risultati, però quest'anno siamo molto contenti. E allora brindiamo. Brindiamo. Si parla tanto in questi giorni dello storico Palio della Rana di Fermignano, che sta sollevando un vero polverone, è stato definito una crudeltà da EMPA e potrebbe essere sospeso anche in maniera definitiva. Cosa sta succedendo? Ha indagato Lino Balestra. Palio della Rana si farà con il beneplacito insomma di ambientalisti e animalisti. Il beneplacito non lo so, comunque sia noi il palio lo facciamo con suspense, vediamo come e correremo forte, quindi vi aspettiamo tutti alla manifestazione, ormai sono quasi 60 anni che la facciamo, certamente non ci lasciamo intemorire da falsità che si leggono nei media e nei social. C'è tutto un protocollo, voi vi siete date un codice etico comportamentale proprio per tutelare gli animali, quindi insomma tutto avviene nella massima sicurezza. Sì, è tanto tempo ormai, sono tanti anni che noi abbiamo un nostro regolamento e quest'anno l'abbiamo aggiunto con un disciplinare proprio per la tutela della nostra regina, non è come pensano gli altri. Ho visto, è vero, altre realtà, e non sto a dire quali, dove l'animale è trattato in maniera un pochino con superficialità. Da noi non è così. Abbiamo approfondito il tema questa mattina anche con Sindaco ed EMPA. Ecco cosa è emerso. È molto tempo che stiamo seguendo questo palio. Al di là della sensibilità animalista, che è un dato soggettivo, ci sono le leggi. Questa tipologia di palio, oltre a non essere storico, oltre a non essere culturale, anzi secondo noi è anticulturale, cosa insegna alle giovani generazioni? Che è possibile malmenare gli animali tranquillamente, basta che sia un gioco, nemmeno una necessità. Non c'è l'allevamento, non c'è la caccia, non ci sono le giustificazioni, è un gioco, è solo un gioco. Quindi noi siamo apertamente contrari. Sindaco, allora questa polemica sui maltrattamenti di queste povere rane che vengono utilizzate, insomma c'è, non c'è, è un falso problema? È una polemica sterile, mi permette di dire, su una tradizione che ormai sono quasi 60 anni che si fa, è una tradizione che comunque viene dal passato, dalle radici storiche, e che ha comunque sia una capacità unica di unire il paese in una maniera che non accade mai all'interno della nostra città. Io vi invito a passeggiare
queste sere nella nostra città e potrete vedere che tutte le contrade sono in fermento e si stanno riunendo ovviamente per la sfilata, per poter allestire le varie taverne. Portano gente perché comunque c'è anche un fortissimo indotto economico, perché in quei giorni a Fermiano girano quasi 10.000 persone e molti dei commercianti del nostro territorio aspettano quei giorni per poter far sì di aumentare gli incassi e magari sistemare le proprie casse dopo 2 anni che siamo stati chiusi per Covid. Giulio Gigliotti, dirigente Olimpia Basket Pesaro, siamo praticamente alla vigilia del torneo di basket giovanile Ciao Rudy e del torneo di basket Pasqua femminile, 7 e 10 aprile per ragazzi dei 10 e 19 anni, 160 le squadre iscritte, siete tra i primissimi in Italia come presenze e a molte formazioni avete dovuto dire no. Sì, abbiamo dovuto dire no perché non c'è una ricezione alberghiera sufficiente per ospitare tutti e siamo dovuti ricorrere all'aiuto degli albergatori di Gabice e di Cattolica. Ecco, sono emersi tanti problemi sulle palestre non comunali che non bastano più e come accennato è molto complicata la gestione delle numerose squadre sparpagliate per 6 alberghi, no? Tra Cattolica, Gabice e Gradara. Cosa chiedete, cosa vorreste? Ma noi vorremmo più una partecipazione un po' di tutti gli enti del territorio, perché questo ormai è un torneo che non è più dell'Olimpia o di Sportsman, ma è un torneo del territorio perché investe centinaia di ristoranti, cose varie, per cui vorremmo essere più supportati un pochino, a parte il comune che quest'anno ci ha avuto incontro e gli altri enti insomma sono stati tutti latitanti. Gli unici sensibili è stato l'esercito italiano e l'aeronautica italiana che ci hanno messo a disposizione 2 pullman. Sì, con gli spostamenti. Il turismo sì, sportivo esatto. Tiene banco in molti periodi dell'anno, no? È preziosissimo. Sì, tiene banco ed è anche un promotor per il turismo poi in futuro, perché i genitori che vengono poi ritornano, eccetera. Però sembra che a Pesaro la promozione turistica la faccia in un'altra maniera. Poi ci sarà l'Adriatic Cup, non dimentichiamolo, altro torneo con numeri record sfruttando i ponti del 25 aprile 1 maggio. Esatto, dopo la palla passa all'Adriatic Cup di Peppe Ponzoni, che sicuramente avrà più disponibilità perché qualche albergo campionerà in più, però anche lui ha diverse difficoltà come le nostre insomma. Sì, si parla di migliaia e migliaia di persone. Allora grazie, buon lavoro, so che è una trottola in questi giorni. Lo so, infatti mi sono dovuto fermare perché pioveva. Ok, grazie. Grazie ancora, arrivederci. Sì. Si è aperto questa mattina in Corte d'Assise a Macerata il processo a Filippo Ferlazzo, 32 anni. È stato lui ad aver ucciso a mani nude a Civitanova Marche il 29 luglio scorso l'ambulante nigeriano Alika Ogorciuku, 39 anni. Omicidio volontario e rapina i capi d'accusa per Ferlazzo. Sottoposto a perizia psichiatrica è stato ritenuto capace di intendere di volere. Moglie, che ha avuto in aula un cedimento emotivo, e figlio della vittima si sono costituiti parte civile. Respinta invece la richiesta di costituzione di parte civile avanzata dall'Associazione Immigrati Nigeriani delle Marche. Sono stati mostrati i video delle telecamere di videosorveglianza dove emerge tutta l'aggressività di Ferlazzo. La sentenza è prevista per giugno. Rischio chiusura per lo IOM di Ascoli. La Ollus che assiste i malati di tumore rischia di dover cessare l'attività per mancanza di fondi. Ci aggiorna Cristiano Pietropaolo. Lo IOM di Ascoli nasce nel 96 con lo scopo fondamentale di assicurare al malato oncologico la miglior qualità di vita possibile e il rispetto della sua dignità, con una particolare attenzione alle cure palliative riconosciute tra livelli di assistenza essenziale. Noi diamo un po' un supporto psicologico gratuito tramite dei volontari che trasportano sia ad Ascoli e a San Benedetto. Nel 2021 abbiamo fatto 3.041 ore di assistenza e invece nel 2022 abbiamo fatto il bilancio 3.842 per circa 209 pazienti. L'associazione purtroppo si trova in difficoltà a causa della mancanza di fondi utili ad erogare i servizi di assistenza. Noi diamo un servizio di cura palliativa ma anche e soprattutto un servizio di presenza in modo che queste persone non si sentano abbandonate. Ma oggi ci troviamo in grande difficoltà e non volendo mai dire no a chi si rivolge a noi,
Noi però siamo costretti a rivolgerci a voi, alle aziende del territorio e anche alla cittadinanza. Basta poco, 1 euro, 5 euro, ma è in questo caso è la quantità che conta e non la qualità. La qualità la mettiamo noi. Le richieste sono tante, lo vediamo, le persone hanno bisogno, per cui bisogna aiutarli, e dover dire di no, questo non lo faremo mai, anzi rassicuro tutti i pazienti che sono in carico, circa 32 a settimana, di stare tranquilli che noi non li lasceremo soli. Claudio Calevi, parliamo dei mercati di Campagna Amica. A maggio aprirete il mercato coperto Campagna Amica Pesaro con 16 aziende che faranno vendita diretta. È un progetto che Coldiretti sta portando avanti da diversi anni con risultati eccellenti. Esatto, come dice lei, è un progetto che va ricercato appunto dal passato. E siamo passati dai mercati classici, mercati scoperti, fatti e realizzati all'aperto con dei gazebo, per arrivare poi e quindi evolvere il progetto e andare avanti e realizzare appunto questi mercati coperti. Quindi gli stessi produttori che vendono all'interno di questi mercati coperti i propri prodotti. Questo perché? Perché il mercato coperto, a differenza del mercato scoperto, ci dà l'opportunità di fare altro. Oltre che la sola vendita del prodotto a chilometro zero, ci dà la possibilità di effettuare altre attività. Quali potrebbero essere appunto le attività di informazione, soprattutto e didattiche, soprattutto con le scuole. Laddove noi puntiamo molto con il progetto di Campagna Amica è appunto invitare i bambini delle classi elementari, ma anche delle secondarie, per fare l'educazione alimentare e fargli capire che in questi mercati si vende il prodotto a chilometro zero e soprattutto appunto prodotto locale che i nostri produttori appunto coltivano e ci mettono la faccia vendendo direttamente il loro prodotto. Bene, grazie per questo primo intervento. A tra poco. Inferno lungo la 14 a Pesaro, un'auto aggancia un camion e viene trascinata per chilometri. È accaduto ieri pomeriggio attorno alle 16:30 lungo l'autostrada A14 tra Pesaro e Fano. Gravissimi due settantenni a bordo che hanno tamponato il grosso mezzo e si trovano all'ospedale di Torrette. L'autista del TIR non si è accorto di nulla, poi quando è sceso e ha capito ha avuto un mancamento. Tornano le crociere, la MSC Armonia arriverà ogni venerdì, previsti 30 approdi nel porto di Ancona, il comune ha organizzato un servizio di accoglienza. Claudio Comirato. Ancona si conferma come porto di approdo per le crociere MSC, con la novità del giorno che riguarda l'arrivo della nave, che sarà il venerdì. Dal 14 aprile e per un totale di 30 presenze, i croceristi provenienti da Santorini e diretti a Venezia visiteranno la nostra città dalle 14 alle 21. Il comune si è organizzato con un punto informativo, guide turistiche, percorsi, una specifica app. Facciamoci trovare pronti ed accoglienti. È questo l'appello del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli. Per il capoluogo di regione si tratta dell'ennesima possibilità per ritagliarsi una vetrina a livello nazionale. Ma i problemi in città di certo non mancano, nonostante le promesse dell'amministrazione comunale. I lavori a Palazzo degli Anziani non sono ancora terminati. La zona degli scavi archeologici, sia in Piazza del Senato che nella zona del Porto Antico, è invasa dalla vegetazione, per non parlare delle tante chiese inserite negli opuscoli turistici ma che risultano chiuse e da tempo, come la Chiesa del Gesù in Piazza Stracca. Un'accoglienza che dovrà essere rivista anche per quello che riguarda la cartellonistica stradale, che dovrà essere in grado di indicare percorsi nel centro storico di Ancona. L'ascensore sarà sì operativo, ma la spiaggia del Passetto, fino alla metà di giugno, non sarà pronta ad accogliere i bagnanti nello stabilimento balneare, in quanto l'arenile artificiale dovrà essere rimodulato, cosa che avviene tutti gli anni. Il conto alla rovescia è praticamente iniziato e, dato che la permanenza nello scalo dorico è di poche ore, è davvero il caso di investire tutte le risorse nel territorio comunale, anche per il fatto che difficilmente si riusciranno ad organizzare, come negli anni passati, le classiche gite fuori porta. Direttore Calevi, per l'emergenza acqua c'è un progetto a livello nazionale per la costruzione di 10.000 invasi artificiali per la raccolta di acqua piovana.
Esatto, è noto ormai a tutti che l'emergenza acqua è diventata veramente un'emergenza, quindi sta piovendo sempre meno, ce ne siamo accorti con i primi interventi fatti in varie regioni dove la carenza dell'acqua ha portato già all'intervento da parte delle amministrazioni con delle cisterne proprio di acqua potabile e anche in agricoltura appunto, si evidenzia questo problema. Coldiretti ha appunto lanciato questo progetto e questa idea di realizzare 10.000 invasi artificiali o detti laghetti per semplificare, artificiali in tutta Italia, appunto realizzati con lo stesso materiale di scavo, quindi senza l'intervento di cemento per esempio, anche per rendere molto più snella la procedura di costruzione di questi laghetti stessi. Questi laghetti debbono essere fatti perché? Perché l'acqua piovana non vada dispersa del tutto, Certo. quindi dovrebbero contenere tutta l'acqua piovana, quella poca acqua piovana che continua a scendere, essere contenuta appunto in questi laghetti, raccogliendo anche le acque superficiali minori e creando per quando ci sarà bisogno di utilizzare l'acqua, quindi nei periodi più siccitosi, creando delle vere e proprie riserve idriche che vadano bene sia per l'agricoltura ma anche per il consumo umano di acqua potabile, ovviamente dopo essere stata depurata. Grazie ancora. A proposito di acqua, ma soprattutto del grande freddo che è tornato con prepotenza, sentiamo le previsioni per le festività pasquali del nostro sempre preciso meteorologo di fiducia, Samuele Giampietro. L'inverno è tornato a bussare alle porte dell'Italia. Difatti, in questi giorni masse d'aria molto fredda di origine artica che stanno scorrendo proprio dal nord Europa fin sulla nostra penisola hanno riportato un clima tipicamente invernale, quindi il classico colpo di coda invernale sulla nostra penisola, in particolare sulle nostre regioni adriatiche, dove le temperature sono scese fino a 10 gradi al di sotto le medie stagionali e tale tendenza rimarrà confermata almeno fino alla giornata di domani. Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, sicuramente avremo ancora un po' un tempo instabile nel corso della giornata odierna, con dei residui fenomeni soprattutto nelle aree interne e sull'Appennino umbro-marchigiano, dove si avranno ancora delle deboli nevicate a quote pari o superiori 300-400 metri. Tuttavia, avremo un miglioramento, seppur temporaneo, delle condizioni meteorologiche a partire da questa notte e nel corso della giornata di domani, giovedì e della mattinata di venerdì. A seguire una nuova perturbazione di origine atlantica attraverserà il nostro stivale, in particolare le regioni centrali, ivi incluse le Marche, e dunque un tempo che tornerà a peggiorare a partire dal pomeriggio sera di venerdì e in particolare nella giornata di sabato. Tendenza tutta da valutare per quanto riguarda poi Pasqua e Pasquetta, dove continueranno ad affluire correnti fredde dai vicini Balcani che dunque garantiranno temperature inferiori alle medie stagionali, però proprio sul fronte delle condizioni meteorologiche qui c'è ancora molta incertezza da parte della modellistica, poiché sembrerebbe esserci un blando scorrimento di aria umida che quindi potrebbe favorire degli annuvolamenti e localmente dei rovesci. Siamo arrivati a TVOI RS, sigla. Inviateci le vostre segnalazioni al numero che vedete tramite WhatsApp 327-957-3655. Apriamo con i reporter. Ci scrive Rossella che ci segnala un'azione meritoria che ci piace diffondere. Siamo sulla spiaggia di Palombina e alcuni giovani volontari dell'associazione Fare Verde si adoperano nel raccogliere i rifiuti sulla sabbia. Un valido esempio di buon volontariato e amore per l'ambiente, nella speranza che siano sempre meno coloro che abbandonano cartacce, bottigliette, mozziconi di sigarette e via dicendo. Grazie a Rossella per questo video. Oggi torna la rubrica Marche Librando. Giorgio Guidelli, pesarese, ha scritto La guerra è finita, la questione sudtirolese, si parla del Vietnam italiano, il Sud Tirol di solito è conosciuto per il turismo e per lo sci, non in questo caso.
Sì, è l'altra faccia di una terra che tutti frequentiamo e racconta un episodio inedito, inedito per la stampa italiana, perché non sudtirolese, che erano gli anni del terrorismo in Sud Tirolo, cioè gli anni in cui i sudtirolesi rivendicano la propria identità di patria, quindi cominciano a perpetrare una serie di attentati contro lo Stato italiano e contro quella che ritengono sia la dominazione italiana. Ci furono delle violenze grandissime, soprattutto nella zona di Resia, che molti turisti e che anche noi frequentiamo furono commesse ai danni di queste popolazioni. Il Vietnam italiano perché i sudtirolesi hanno resistito, hanno condotto una loro battaglia contro quella che loro diciamo, definivano la dominazione italiana e alla fine l'Italia in qualche modo si è ritirata lasciando ampi margini e concessioni a quella terra, compreso il bilinguismo che tutti vediamo. Questo libro riguarda da vicino anche una figura fanese, che è il capitano Gentile, a cui è stata intitolata una scuola, che morì proprio durante la guerra in Sud Tirolo, cercando di combattere i sudtirolesi. E morì atrocemente in una strage che la sua vedova ancora ricorda e dice: mio marito è morto, ma quella gente che non capiva ovviamente quello che faceva fino in fondo, comunque combatteva per la patria. Trova 1.700 euro in contanti per strada e li consegna in municipio a Cagli. È il gesto esemplare di un badante dello Sri Lanka che, senza pensarci due volte, ha fatto la cosa giusta. Il proprietario è stato rintracciato, ha ringraziato il 45enne di nome Mallela Linda e conta di incontrarlo presto di persona. Direttore Calevi, è stato lanciato da Coldiretti un allarme sulla obesità. Nelle Marche gli obesi sono 9.000 in più rispetto a 10 anni fa. Esatto, purtroppo è un fenomeno che va aumentando negli anni e soprattutto complice la pandemia, quindi lo stare fermi a casa, chiusi dentro casa e quindi fare sempre meno attività motoria, sommato all'aumento di cibo, anche cibo diciamo non così sano, ha prodotto questo aumento di sovrappeso e di obesità. Alcuni dati, il 46% degli italiani soffre di obesità o di sovrappeso. Il 25% dei ragazzi fra i 3 e i 17 anni soffre di obesità e di sovrappeso, ancora più problematico. Questo come si potrebbe risolvere? Facendo un'alimentazione sana. E l'alimentazione sana in Italia è quella di seguire la dieta mediterranea e comprare i prodotti a chilometri zero, come dicevo prima, nei nostri mercati di campagna amica. Eh sì, e al contempo il cibo marchigiano è sempre più apprezzato all'estero, più 20% rispetto a un anno fa, ma ne parleremo magari in un'altra occasione. Esatto. Siamo alla pagina sportiva, ecco sportivamente. Parliamo di calcio. Domani scende in campo la Serie C per la 36esima giornata. La Recanatese aspetta l'Olbia e sarà una sfida tra due delle squadre più in forma del campionato. Andrea Verdolini ha avvicinato il mister dei marchigiani, Giovanni Pagliari. Vigilia di Recanatese Olbia con Giovanni Pagliari, possiamo dire che si affrontano due tra le squadre più in forma del girone. Sì, anche l'Olbia ha vinto 4-0 domenica, noi stiamo facendo molto bene, una partita molto aperta e mi auguro che sia una buona partita con un risultato importante da parte nostra. Sfida nella sfida, sbaffo ragazzo, due giocatori di categoria superiore. Ma sì, hanno fatto categorie superiori tutti e due, hanno giocato in A e B, perciò giocatori di grande qualità, però io penso sempre che poi sia il collettivo e il gruppo che faccia la differenza. La serenità di una classifica praticamente tranquilla, l'ambizione di un playoff a tiro di schioppo, quindi vedremo una Recanatese concentrata, come sempre tu dici, a 2000 all'ora. Sì, sognare non costa nulla, soprattutto quando è gratis, no? Diceva un amico mio. Perciò noi siamo messi benissimo in classifica, però siamo anche a 2 punti, 3-4 da altre squadre. Ce la giochiamo, noi dobbiamo fare il massimo domani, poi faremo il massimo a Chiavari e poi finiamo questo campionato per me bellissimo, meraviglioso con l'Ancona. È tutto per la prima edizione di All News. Io ringrazio l'ospite al mio fianco, il direttore di Coldiretti Pesaro e Urbino, Claudio Calevi. Grazie a lei e grazie per l'invito. Grazie
Grazie a voi per l'attenzione. L'informazione di TVRS torna questa sera alle 20:15. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Al Maglificio Pamira solo i filati migliori lavorati a mano. Tessuti di qualità e 100% made in Italy. Un connubio tra le antiche tecniche artigianali e i moderni processi produttivi contraddistinguono da sempre la realtà di Pamira. Un team di professionisti con una grande competenza e creatività artigianale per un total look dedicato a tutta la famiglia. Abbigliamento 0-16 anni e tantissimo assortimento uomo-donna. Maglificio Pamira, dal 1970 la realtà del lavorato a mano e la garanzia di un prodotto made in Italy di alta qualità. Cingoli e Monzano. Pamira, più la conosci, più ti innamori. Infissi Design, l'evoluzione della specie. Dalle nostre finestre gli alberi si vedono. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con piogge miste a neve. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni.